questo nuovo video. Allora, come potete notare, in questo momento mi trovo nella mia cameretta in Svizzera. Non fate caso al disordine perché sono dettagli passabilissimi. Comunque, oggi ho deciso di vloggare perché è il 13 di giugno, quindi sono 11 mesi che io e Jody stiamo insieme. E sto per tornare a Milano perché oggi e domani sarò insieme a lui e mi farà una sorpresa. Cioè mi ha detto, il 13-14 tieniti libera perché andremo in un posto molto bello che ha prenotato già mesi fa. Io non so dove sia, di cosa si tratti, e quindi insomma ho deciso di vloggare per portarvi con me, con noi, in questa avventura. E niente, scopriremo insieme la meta misteriosa. Siamo arrivati in stazione, Pilli saluta! Saluta, ciao, Pilli! Ciao! Ciao vlog! Ciao vlog! Ce l'ho fatta! Sono finalmente arrivata a Milano, è stato il viaggio della speranza perché il treno era in ritardo di mezz'ora, si continuava a fermare e in più dopo ho dovuto prendere due metro con un sacco di cose perché ovviamente io non posso portarmi solo una borsetta, no, avevo un sacco di Ikea pieno di vestiti, lo zaino col computer pesantissimo e una borsa, e quindi insomma sono distrutta, in più fa un caldo pazzesco, però sono molto contenta perché sono appena arrivata a casa, adesso è mezzogiorno, mi sto preparando un piatto di pasta perché ovviamente Valeria Cracco è sempre presente, e poi preparerò le cose per andare in questo posto. E Jody mi sta continuando a mettere ansia, mi ha chiamata tre volte durante il viaggio dicendo sei pronta, guarda che sarà bellissimo, ci divertiamo, fantastico, e quindi mi sta mettendo un sacco di ansia, non vedo l'ora di scoprire dove stiamo per andare, però mi piace perché nessuno mi ha mai fatto una sorpresa e quindi non vedo l'ora. Buon appetito a tutti con la mia super pasta 5 stelle Michelin gourmet Valeria Cracco, Masterchef, Gordon Ramsay, Bake Off, sono pazza, lo so, ma sono felice. Tutto sotto controllo. Hi guys, this is my outfit for today. Ho deciso di mettere questo top super carino, molto colorato ed estivo, insomma arcobaleno, e questi pantaloncini di jeans semplicissimi neri. Tra un quarto d'ora arriva Jody a prendermi, io devo ancora prepararmi, sistemarmi un po' la faccia e i capelli, quindi corro e poi si parte verso l'isola che non c'è, il posto sconosciuto. Sono davvero un sacco curiosa. Tac, valigia super pronta. Siamo partiti, Ilma, ciao. Ciao, ciao. Sembri una mosca con questi occhiali. Ma come sembra una mosca? Ma sei carino, non era una critica. Era una critica. Non è vero, dove stiamo andando? No, non lo dico, però ti dico solo che il fatto che sia una bella giornata, speriamo regga, perché okay. È fondamentale. È fondamentale, quindi è un posto, ma tipo facciamo il bagno, non lo so, è un posto con l'acqua? Allora, pare che non ci sia l'acqua, però non è detto che ci possa essere. Che vuol dire? Aiuto raga, sono curiosa. Il viaggio prosegue, mancano solo 20 minuti e stiamo tipo salendo su una montagna. Cioè stiamo andando sempre più in alto e non ho la più pallida idea, vi giuro, di dove stiamo andando, amore. Guarda che ti sorprenderà, spero, però ti piace, ci piace. Beh raga, queste sono tutte le curve che stiamo facendo. Sembra di essere a Gardaland. Dove stiamo andando? Siamo praticamente arrivati raga. Manca pochissimo, un minuto neanche. Siamo arrivati ma non ho ancora capito dove. Cioè siamo in un paesino super carino di montagna, però non capisco dove mi vuoi portare. Adesso non so neanche dove si entra, quindi dobbiamo capire. Noi persi in montagna. Siamo arrivati e il posto è una bomba. Ilma ha fatto una sorpresa bellissima. Adesso vi facciamo vedere perché è un posto molto particolare. Sicuramente lo conoscerete in pochi perché io non ne avevo mai sentito parlare. E quindi ecco voi il tour. Allora, prima di tutto vi faccio vedere il panorama, che è questo qui. E niente, siamo in montagna, siamo dei ragazzi montanari, però il pezzo forte è questo. Innanzitutto nel giardino c'è una scritta con i sassi, Vale e Jody, bellissima. E poi, tadan, sì anche qui c'è scritto, tadan,
Heaven, questo è il pezzo forte, ovvero il posto dove dormiremo e staremo per questa giornata e serata, ovvero una cabina, cioè una cabinovia di quelle per salire in montagna, fatta a stanza, ed è veramente, veramente bellissima. Adesso vi facciamo vedere tutto quanto con il nostro tour manager guida turistica. Allora, entriamo. Si entra da, insomma, la porticina, e qui è tutto fatto di legno, e qui ci sono anche tutti quanti i bigliettini delle persone che ci sono state e che, insomma, hanno lasciato un pensierino. Bellissimo, qui c'è tutta la saletta, diciamo, di legno, e qui c'è il tavolino dove poi si mangia, eccetera, con al posto delle sedie delle altalene, cioè ci sono delle altalene al posto delle sedie, bellissimo. E poi si può salire con la scaletta al piano di sopra. Tan, 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 tan. Guarda, qui c'è pure il percorso avventura per salire. E questa è la stanza di sopra. Qui non c'è neanche un tetto, cioè ovviamente si può chiudere, però adesso è aperto, quindi abbiamo direttamente il cielo sopra. Qui c'è l'Ilma sul letto, che tra l'altro ha i materassi ad acqua. Quindi dentro il materasso c'è l'acqua ed è stranissimo. E niente, qui c'è il letto, la televisione, e da qui, insomma, c'è una bellissima vista, si vede tutto quanto fuori, e di sera sarà tutto illuminato, quindi ancora più bello. Sei contento? Molto, l'importante è che sei contenta te. Sì, sono molto contenta e sarà una bella giornata, anche perché il tempo è pazzesco, fa un caldo bestiale, e non vi ho ancora fatto vedere uno dei pezzi forti. Che però io lo farei vedere la sera. Ma dai, no, tanto facciamo tra poco. Va bene. La piscina, c'è anche la piscina che si può aprire e chiudere. Guardate, 3, 2, 1. Tadan! La piscinozza! Allora, abbiamo qui un grandissimo nuotatore che adesso proverà a fare in apnea 4 volte questa bellissima piscina. Sei pronto? Let's go! 3, 2, 1, via! Allora, ok, parte. Oddio, si sta salendo il costume. Ok, due. Seconda vasca, ragazzi, completata. Vediamo se, mi sa che qua. Ah, invece parte per la terza. Nuota con una mano praticamente. E vediamo se riesce l'ultima. Oh, attenzione. Non l'avrei mai detto. Attenzione. Il campione. Fortissimo. Mezzo morto. Bravo, amore. Hai fatto una bella performance. Siamo tutti quanti fieri di te. Mi stavo uscendo il sederino. Bravo, complimenti per lo show che hai appena offerto, eh. L'abbiamo vista. Amici, sto per entrare anche io. Oh. Raga, è caldissima. È caldissima, quanti gradi sono già? 30? 32. 32 gradi, è bellissima, caldissima, e sono molto contenta. Allora, sembro quasi abbronzata, no, io. No, sei abbronzata, perché in confronto a me io sono... Tu sei più mozzarella di me? Sì. Sei più mozzarella di sì. me? Sì. Cosa? Anche le elementari. Fateci sapere se voi avete già fatto il primo bagno dell'anno, perché questo è il mio primo. Ah, sì? Non avevo mai fatto bagni in piscina, mare, lago. Quest'anno non ancora. E quindi sono felice, perché mi piace bailar e fare il bagno nel mare, nella piscina e nella pozza. Un piede! First reaction, shock! Comunque quest'anno ho comprato un sacco di costumi, quindi non vedo l'ora di sfoggiarli, di andare in vacanza, perché ho fatto un bel po' di ordini da Shane, un po' troppi, e quindi ho preso tantissimi costumi di diversi colori, tra cui questo qui blu che mi piace un sacco, e tra l'altro l'Ilma mi ha appena fatto una foto molto bella, che vi lascio qui perché sono molto fiera. Bravo, bravo.
Lo so. Sono le 8, noi ci siamo cambiati per andare a cena. Sentite, ci sono gli uccellini. E niente, io mi sono messa questo top super carino bianco con la gonnellina nera e Jody, insomma, un outfit che ci piace. Sì, un po' strano. Casual, casual. È comoda questa hamaca, signore? Molto, molto. Mi sento in paradiso. Addirittura? Sì. Il paradiso. Stanco pure? Ma lei mi amosa, signore? Molto, molto. È sicuro? Sì. Comunque hai dei bei occhi. Grazie. Oh my god! Wow! Adesso faremo un gioco di telepatia mentre aspettiamo di andare al ristorante, dove praticamente io dico una categoria, dobbiamo dire entrambi una cosa di quella categoria, e se diciamo insomma la stessa vuol dire che siamo telepatici. Non è che sono, diciamo, però siamo... Vabbè, è un gioco, è un gioco. Allora, animali. 3, 2, 1, cane. Gatto. No, avevo pensato al gatto, poi ho detto cane. Vabbè. Colori. 3, 2, 1, viola. Ah! Facciamo cibo. 3, 2, 1, pizza. Sushi. Siamo veramente scarsi. Facciamo... Cosa c'è? Fiori. 3, 2, 1, girasole. Non ne prendiamo una, davvero. Città. 3, 2, 1, Parigi. New York. Zero. Amore, siamo un po' scarsini. Vabbè, abbiamo altre qualità. Tipo, qual è la tua qualità segreta? Io so fare questo. Riesci? Prova. No. Io però so allargare. Vero che è una grande dote. So allargare la ricerca. Vabbè, anch'io. Vabbè ragazzi, avete capito che abbiamo dei grandi talenti da non sottovalutare. Siamo al ristorante, io ho preso il polpo con le patate e l'Ilma e i casoncelli, già praticamente finiti. Buoni? Ovviamente immancabile il gelatozzo tattico con la frutta. Cosa ne pensi? Buono, io però sono pieno, c'ho il cerbo, la polenta e... Cos'era la cosa di casoncelli? I casoncelli. Siamo appena ritornati a casa, cioè insomma alla cabina dopo la cena. E guardate che meraviglia, cosa ne pensi? Pazzesco. Pazzesco patrimonio dell'UNESCO. Mentre eravamo via hanno pure cambiato la scritta e hanno messo buonanotte. Guardate che carino. È veramente veramente una bomba. Un sogno. È mezzanotte, noi ci siamo abbioccati un pochino e adesso faremo un bagno in piscina notturno. Bello. Bello. Perché l'acqua è riscaldata, quindi sarà molto bello. Come sta andando questo bagno notturno? Bene. Fuori fa freddissimo, però non riesco neanche a parlare. Comunque per fortuna l'acqua è calda e quindi si sta bene, si sta bene. Ovvero di dirci delle parole sott'acqua e insomma l'altro deve indovinare. Vai tu. 3, 2, 1. Per rinascere. Giusto. È giusto. Sono fortissima. Ok, uno io. Devi dirlo bene, però. Ok, lo dico bene. 3, 2, 1. Il masseo. Sono una macchina da guerra questo coccodrillo. What the fuck? Comunque in tutto ciò sono tipo quasi le 2 di notte. Noi siamo qui così a fare il bagno alle 2. Il nostro gioco è terminato. Adesso andiamo a farci la doccia e ci sentiamo dopo. Amici, sono le 3 di notte. Io mi sono impigiamata, docciata e tutto quanto. E sto per andare a dormire. Qui c'è l'Ilma, saluta anche tu. Ah, luce spenta, così. Ci sono led colorati ovunque. E però ho messo la sveglia alle 5 e un quarto perché vogliamo vedere l'alba. Comunque grazie per questa bellissima sorpresa. È bellissimo questo posto. Ti amo.
E tra l'altro tra un mese saremo, lo spoileriamo, a Parigi. Amici, sono le 5:30, io mi sono svegliata, ma non c'è l'alba, che bello, perché è tipo tutto nuvoloso e quindi non, niente, flop. E vabbè, si torna a dormire. Buongiorno, direttamente dalla nostra super cabina, è appena arrivata la colazione e guardate che meraviglia. Il succhino, io ho preso lo strudel di mele, lui la brioche e voilà! Questo ce l'ha aggiunto lui. Questo è un omaggio della casa. Ma sai cos'è? Quando è arrivato con la colazione fa: ma siete sicuri che non volete qualcos'altro? Ah, cosa dovevamo chiedere? L'antrecò, la pizza? Magari è abituato a dover dare un botto di roba alla gente, sai che la gente magari ne approfitta. Vabbè ragazzi, buon appetito da questa location magnifica. Io sono qui a ciondolare su questa bellissima amaca, però tra poco dovremo andare perché insomma sono già le 11, quindi dobbiamo andarcene. Ed è stato veramente bellissimo, un bellissimo soggiorno, e questo posto è pazzesco, è molto particolare, però è magico veramente. La magia del biscotto nel tè, al finocchio e allo zenzero. Comunque ieri sera io e Jody abbiamo fatto una foto in piscina veramente bellissima, e quindi ve la lascio qui perché sono molto fiera, devo dire, molto fiera. Cosa stiamo facendo, Ilma? Stiamo attaccando questo bigliettino a forma di cuore. Nella bacheca d'uscita ci sono tutti gli altri bigliettini degli altri ospiti. Guardate che bello! Abbiamo scritto anche noi il nostro. Sei un po' triste che stiamo andando via? Non piangere! Ciao ciao, bel posticino! A presto. E niente amici, io sono tornata a Milano, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. È stato veramente un giorno, una notte magica, il posto stupendo, la persona con cui sono andata ancora di più, quindi insomma sono felice di aver condiviso anche questa adventure insieme a voi. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al... esatto, al prossimo video. Ciao! Oddio, la voce... Ciao, 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 che cavolo sto facendo?